Sara Vatteroni prima ha parlato appunto dei rapporti importanti che fa Fondazione Migrantes, ma ci rendiamo conto di cosa sta facendo questo governo che nell'ultimo decreto votato sostanzialmente manda i minori non accompagnati negli stessi centri per l'accoglienza degli adulti? Ma stiamo parlando dell'interesse supremo del minore, stiamo parlando dei diritti violati, dello smantellamento di un'ottima legge come la legge Zampa. Stiamo parlando del fatto che il decreto Meloni, che io mi rifiuto di chiamare cutro perché serve più rispetto per quei morti della strage, è un decreto che ha due soli obiettivi, se ci pensate, stringendo: rendere più difficili i salvataggi in mare. Rendere più difficili i salvataggi in mare. Ma basta con la criminalizzazione delle organizzazioni non governative, la verità è che stanno solo sofferendo alla grave mancanza di una missione come Mare Nostrum europea, messa in campo dalle istituzioni europee insieme per salvare il salvataggio, ricerca e soccorso in mare. E dall'altro lato, quel decreto mira a smantellare l'accoglienza diffusa. L'unica buona accoglienza, lo sanno i nostri amministratori, no Stefano, lo sanno che l'unica buona accoglienza è quella che riesce a fare inclusione, a garantire la trasparenza sulle procedure, sulle gare e naturalmente anche sulla rendicontazione dei fondi, e a coinvolgere in realtà che fanno veri servizi di inclusione sulla lingua, sull'inserimento lavorativo. Una buona accoglienza in piccole soluzioni abitative e non in grandi centri dove spariscono i diritti e troppo spesso si infila anche l'interesse economico. Io credo che sia il momento per il Partito Democratico di riprendere con forza una campagna per dire che chi nasce o cresce in Italia è italiano. È subito.